Se stavate cercando un video qua su YouTube che potesse intrattenervi e farvi ridere, distogliete immediatamente lo sguardo. Bentornati su Hall of Series, il mio nome è Alan ed è mio solenne dovere portare alla luce la triste storia degli orfani Baudelaire. In questa storia non troverete niente di divertente, né all'inizio e né alla fine. E c'è ben poco di lieto anche nel mezzo. Pertanto, io vi raccomando caldamente di non guardare. Non guardare, non guardare, non guardare, non guardare. Questo show rovinerebbe la tua vita notte e giorno. Ogni singolo episodio provoca sgomento. Tu non guardare, non guardare, non guardare. La serie è basata molto su una tecnica chiamata psicologia inversa. Psicologia inversa è un termine che dalle nostre parti significa indurre una persona a fare o dire qualcosa assumendo un comportamento opposto a quello desiderato. Per esempio, se io dovessi scrivere non guardare nella miniatura di questo video, una persona potrebbe sentirsi invogliata nel farlo, ma probabilmente verrei solo accusato di clickbait. C'è un motivo se vi è stato sconsigliato di guardare. La storia inizia subito con una spiacevole notizia. I tre fratelli, Violet, Klaus e Sunny Baudelaire, rimangono orfani dopo che i loro genitori sono periti in un incendio che ha distrutto la loro casa. Periti significa morti. Dovranno per questo essere affidati ad un tutore. Sfortunatamente per loro verranno affidati alle cure del conte Olaf, un uomo malvagio, crudele e oscuro che non ha certamente benevole intenzioni nei confronti degli orfani. Il suo piano, infatti, è impossessarsi del loro patrimonio, alla quale non avrà accesso finché Violet, di appena 14 anni, non avrà raggiunto la maggiore età. Un uomo davvero spregevole, anche se per qualche strano motivo gli spettatori non fanno altro che amarlo e blaterare qualcosa riguardo al fatto che un certo Neil Patrick Harris l'abbia interpretato in maniera impeccabile. Ma. Eppure, essere finiti nelle mani del perfido conte Olaf non è neanche la disgrazia più grande che sia capitata ai fratelli Baudelaire. La disgrazia più grande è stata essere affidati al signor Poe, il banchiere che dovrebbe occuparsi di trovare un tutore agli orfani e dovrebbe essere proprio lui a proteggerli dal conte Olaf. Eppure, a volte, è lui stesso a metterli involontariamente nei guai. Non riesce a riconoscere il conte Olaf sotto i suoi travestimenti assurdi, cosa ridicola e surreale sottolineata talmente tante volte da essere senza dubbio una rappresentazione parodistica del personaggio stesso. La stupidità di Poe è palese ed è palesemente voluta. È tutto perfettamente allineato in questo irreale ma allo stesso tempo reale. Come potete notare, non ho fatto altro che parlare di situazioni tragiche e personaggi spiacevoli. Eppure state ancora continuando la visione. Perché? Cosa piace così tanto di questa serie? Forse i tre orfani stessi, che seppur molto sfortunati, riescono a instaurare un legame con chi li guarda e sembrano essere disegnati apposta per essere tre bambini molto intelligenti in un mondo dove gli adulti sono stupidi. Forse perché la storia è narrata da un narratore esterno in grado di incuriosire il pubblico rivelando quanto basta, lo sprona a guardare oltre, anche se a parole dice esattamente l'opposto. O forse perché si tratta di una tragicommedia perfetta, dove anche nelle situazioni più spiacevoli l'umorismo ne fa da padrone. La drammatica ironia più volte citata è un punto fondamentale di questa particolare serie. L'unica nota dolente è stato il finale. Tutti voi avrete sicuramente pensato: ma come ci avete fatto credere fino adesso che quelli lì fossero i genitori e che alla fine si sarebbero ricongiunti? E invece salta fuori che non sono nemmeno loro? Beh, sapete cosa vi dico? Vi è stato ripetuto nel corso di tutte le 8 puntate che questa storia non sarebbe finita bene. Io ve l'avevo detto che non dovevate guardare. Ciao ragazzi, io spero vivamente che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciate un bel like, io finalmente posso sbarazzarmi della cravatta perché mi sta soffocando. Vi lascio un saluto a tutti e ci vediamo al prossimo video!